Stasera presentiamo il libro di Giulio Romano Carlo, che è qui vicino a me, questo è il libro, ecco qua. Togliete la mano. Dalla... E il titolo è quanto mai emblematico, storie di metafantasia, in realtà una raccolta di racconti dove il tema centrale è un po' la riflessione sull'interrelazione tra le persone, sia quelle che diciamo aiutano a crescere, a maturare, sia quelle che ostacolano invece la quotidianità. Io devo dire in premessa una cosa, che il Dante lo scritto me l'ha portato personalmente lui qui a Mangiaparole, e quindi ho capito, era ovvio insomma che mi rendessi conto che era stato scritto da un giovanissimo, insomma. Però devo dire che se non l'avessi conosciuto e avessi letto il Dattilo scritto, io avrei pensato a una persona, adesso non dico matura, ma insomma una persona certamente più grande di lui. Vabbè, quindi il tema centrale di questi racconti è l'essere umano con tutte le sue contraddizioni, quindi c'è una specie di un viaggio, diciamo, nel subconscio per esplorare un po' le conseguenze che derivano dall'indifferenza, dall'egoismo, a volte anche dalla brutalità, insomma, che albergano un po' nell'animo delle persone in questi giorni abbastanza tristissimi che viviamo. Questi argomenti però si incarnano nei racconti in personaggi che sono una specie di emblema, cioè che hanno una figura, le cui caratteristiche rappresentano i propri vizi e le virtù del genere umano, no? Sono personaggi quindi emblematici, e io vorrei adesso soffermarmi su alcuni di questi personaggi per parlare un po' di loro e di quello che secondo Giulio Romano Carlo rappresentano. Che ne so, cominciamo da Cuban Claw, cioè chi rappresenta questo personaggio così fantastico? Cuban Claw rappresenta, è più un personaggio metaforico, diciamo, infatti fa parte di un racconto ambientato in Africa, nell'Africa ottocentesca, quando vi era la dominazione tedesca, e quindi è un periodo storico successivo alla conferenza di Berlino del 1884, nel quale Cuban Claw è proprio la metafora della rivincita del popolo africano nei confronti della dominazione del popolo europeo, quindi un po' una dialettica che si incrocia fra la questione europea di colonialismo e poi soprattutto anche la forza che rappresenta appunto questo personaggio. Cuban Claw è un personaggio sicuramente molto rilevante, perché è caratterizzato da una forza straordinaria, è appunto un personaggio fantastico, una forza superiore alla media, in quanto nel racconto stesso arriva a uccidere un leone con la sola forza delle mani, e soprattutto tutti coloro che lavorano per l'azienda di costruzione tedesca della Costa d'Avorio hanno paura di questo di Cuban, diciamo, hanno una grande paura. Ora, queste divagazioni filosofiche, io volevo capire da te come ti è venuta questa passione, perché poi a 17 anni, boh, non lo so, forse neanche se studia filosofia a scuola, boh, non lo so, forse si comincia, forse è il primo anno. Per la motivazione che quando uno pensa, si pone curioso nei confronti della realtà del mondo, quindi queste divagazioni sono nient'altro che il mio pensiero filosofico sulla realtà, su quello che vedo, perché infatti, no, c'è la figura del tempo, quello sarà proprio la teoria dello spazio vuoto, no? Dello spazio vuoto, questa teoria vista a filosofia e fisica, dove c'è questo spazio vuoto che l'universo mi era sempre immaginato nella mia testa come un foglio bianco, che non c'era scritto nulla, e poi hanno cominciato a fondersi diversi spazi, la dimensione dell'essere, dell'essenza, è uscita quella del non essere, che contiene dell'energia, è un po' una spiegazione filosofica del Big Bang, diciamo, questo, la teoria dello spazio vuoto, che però precede anche questioni
che vanno al di sopra del Big Bang per quanto riguarda la fisica. Poi c'è la politica, poi quella visione soprattutto nella educazione filosofica sulla politica della figura del re che deve essere assistito dai consiglieri perché il re potrebbe lasciarsi condizionare. È anche una metafora sulla politica attuale, diciamo, no? Che la politica dei sotterfugi, dei piccoli impicci che si fanno e che è una politica totalmente corrotta che secondo me, io ho sempre pensato che negli anni Ottanta la politica si faceva, non erano presenti quegli anni, ma era un altro stato, altri pensieri.